condivisibile quello che ha dichiarato la Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, sulle norme dentro la manovra relative alla cannabis, inammissibili per estraneità di materia. Questo è il titolo di Afposto in questo momento, intergruppo cannabis in rivolta, la Presidente Casellati si dimetta, il virgolettato è del Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che si chiama Brescia, un esponente autorevole del Movimento 5 Stelle vicino a Roberto Fico, chiede un passo indietro della Presidente, il PD con la Gribaudo più cauto, ma comunque invita la Casellati a rispettare l'imparzialità. E quindi diciamo che oggi pure ci si movimenta la giornata, adesso vediamo che cosa succede e chiedo alla professoressa Gheno, vorrevo non perdere la suggestione del linguaggio e dell'invito da parte delle sardine ad usare un altro tipo di linguaggio. Tra l'altro racconto a chi sta a casa che ci ha particolarmente colpito una indagine che dice che il nostro paese è un paese fondato sulle parolacce e che negli anni 90 erano state censite 45 espressioni volgari. Oggi il nostro arsenale è salito a 75, in 30 anni è triplicato l'uso del turpiloquio. La stupisce, Gheno? Ma intanto credo che siano sempre state molte di più. Il fatto che dice no, che non le ho censite. Credo che sono solo nel mio retroterra linguistico toscano ce ne sono almeno 150, quindi poi ci sono quelle venete, lasciamo stare, io ho questi natali così un po' coloriti. No, non sono stupita. Del resto il ricorso al turpiloquio questo, diciamo che noi siamo anche il frutto di almeno 40 anni di discorso e via via la parolaccia è stata sdoganata, cioè c'è stata una risalita del turpiloquio in contesti anche e questo diciamo, potrebbe inammissi, precedentemente inammissi. Il turpiloquio non è più tale. Esatto. Beh, diciamo, forse i social hanno contribuito fortemente. Cosa? Hanno dato visibilità a dei livelli d'uso della lingua che prima per di quello che per esempio noi linguisti chiamiamo italiano popolare. Quindi il tema è che se tu lo liberi, cioè se tu sdogani la parolaccia, tu della classe dirigente in qualche modo autorizzi anche gli altri. Diciamo che uno dice se lo fa lui perché non posso farlo io. Poi c'è anche un'altra cosa, pregiamo lo stesso tipo di comunicazione. Cioè di un certo tipo può reggere anche in un discorso pubblico perché gli viene perdonato. Un uomo qualunque, l'uomo della strada che invece passa così. Allora molto spesso quello che io vedo, siccome studio proprio i social, è che le persone ricorrono al turpiloquio senza rendersi conto di quanto è grande l'eco di ciò che stanno per fare o di comunicazione. Viene sottovalutata moltissimo la dimensione. Sì. Grazie a Franco Bechis e grazie a la prima volta in assoluto che viene a Tagadà senza giacca, ci pensi, ce lo dice, sono dopo le sardine. Il servizio. E infatti io la... con le sardine andiamo a San Giovanni, che so che Borgonovo ci tiene. Tantissimi!
la gente ti aspetti oggi. Spero tanti, anzi venite. Qualche manifestazione del passato che le ricorda quello che sta succedendo? L'articolo 18, le manifestazioni per la pace degli altri. Quando il PC arrivò quasi al 40%, me la ricordo ancora con commozione. C'ero anche quando c'era Casaleggio Senna, nominò Berlinguer. Ecco, diciamo che se loro si dichiarano sardine, noi eravamo pieni di spine. Noi avevamo dei capi e loro no, nel senso che si vede velocemente un portavoce, un rappresentante. C'è qualche politico del passato che ti aveva convinto e poi ti ha deluso? Cioè sì, ce n'è, ma non posso dirlo perché sennò viene strumentalizzato. Siete vuoti di contenuti politici. Ti chiedo la tua opinione su quota. C'è una posizione? Abbiamo un'opinione, ma a parte che io non posso dire, rappresento tutte le opinioni che ci sono in piazza. Per chiudere l'Ilva oppure no? Non rispondiamo. Ah, non rispondi? Neanche. La piazza di oggi è politica, voi oggi state facendo politica. C'è un isolotto in mezzo al mare e dove vendono i gadget. Esattamente, da dove viene? Da molto a sinistra. Ho votato per il partito. Ciao! Se ti uccide d'estate. Tu arriveresti a votarli, siamo. Per cui queste persone potranno fare politica. E lei che dà i gessetti ai bambini per disegnare? Sì. Sardine. E sardine. Per loro è la prima volta, quindi dice tanto. Hanno 7 anni. La prima volta che scendiamo in piazza, quindi mancava. In una trasmissione televisiva ha confessato in particolare senza filtri tra ciò che pensa e ciò che senza via di scampo, tutti avvisati, presenza social, rumore e oltre 2 milioni di visualizzazioni, un suo post contro Beppe. Allora Donnoli, prima di entrare nel... Io vorrei che ci spiegasse che cosa significa essere Asperger e perché lei ci tiene tanto. Della sindrome di Asperger e dell'autismo ad alto funzionamento in generale. Asperger, quindi anche qui non tutte le... Significa necessariamente non essere coordinati. Esatto, perché lui... esatto, esatto. Certo. Esatto, poi ovvio ci sono cose comuni con gli, anche lì.
del libro è stata fatta a febbraio, l'ho presentato io con lui e lui era molto in... leader. Semplicemente Mattia, come Andrea, Mattia Santori dice, beh, insomma, vediamo, magari qualcuno di noi avrà voglia di farlo. Farsi partito. Che non diventare una forza politica in sé, questa è la mia opinione. Che non incontrerebbe il sindaco di Ferrara, è corretto? Sì. E non lo faremo come sardine ferraresi, poi ci sarà però sul territorio. Però voi che siete quelli del linguaggio pacato, dell'istituzione, dei valori del dialogo, non è un po' una contraddizione? Giusto per Libero è stata una contraddizione che ho letto che ha scritto una roba del genere. In realtà no, non spiego perché, mi permetto di darti del tu. No, mi fa piacere, mi fa sentire... per la conquista dell'Emilia, no? Tutto nasce da lì come reazione, comunque da una voglia della nostra terra di reagire a una propaganda imposta. Ed è molto poco che sta facendo il sindaco, con che apprendiamo dai giornali, tra l'altro avere un molto scuro, che è il segretario della Lega Ferrara. Stanno giocando al poliziotto buono e quello cattivo. Quindi Alan Fabbri si mostra dialogante, nel mentre che contemporaneamente dice, ah, ma le sardine vengono da fuori, sono contento che tante persone scopriranno Ferrara, come a dire che io e gli altri ragazzi stessimo portando la gente da Bologna, da Ravenna. Quindi comunque questo modo velato di criticare, di annullare, di delegittimare l'altro. Contemporaneamente è un sindaco che si fa fotografare nel mentre che umilia un barbone, un senza tetto, senza difese, senza famiglia. È qualcosa di... il modo che hanno di fare politica è talmente distante. Quindi lei dice non è frequentabile, noi non possiamo incontrarlo. Non c'è niente, non ci sono le basi allora, per un dialogo. Allora, parto da lei. Intanto, diciamo, le immagini di Piazza San Giovanni ci raccontano in ogni caso...